Benvenuti, benvenuti a Dietro le Quinte, appuntamento con conversazioni informali con i personaggi dello spettacolo. Oggi ci collegheremo con il Teatro Vittorio Alfieri, con Daniela Morozzi, Chiara Giandino e il direttore Matteo Marsan. Parleremo dello spettacolo Bread and Roses e poi ancora con la casa di produzione Sinergie Teatrali con Gaia De Laurentiis, Ugo Di Ghero, il regista ma anche produttore Stefano Artissun, che parleremo di due spettacoli, L'Inquilina del Piano di Sopra e Alle 5 da me. Proseguiremo invece con Raizen Teatro e parleremo di diritti umani e lo faremo con Alessandro Lienzi e Sonia Barbadoro, che diamo il benvenuto subito al direttore artistico del Teatro Vittorio Alfeo, Matteo Marsan. Buonasera, buonasera. Benvenuto. Allora, benvenuto a Quintela. Vittorio Alfieri è che la stagione teatrale non si è fermata, ma prosegue online, prosegue in streaming sul canale YouTube del teatro. Il primo spettacolo sarà appunto Bread and Roses. Raccontateci un po' questa novità. Allora, realmente sarà il secondo spettacolo, Bread and Roses, e andrà in onda la settimana prossima, sabato. Il primo spettacolo sarà stasera, che è Le donne del Chianti. Allora, la novità è stata gioco forza obbligatoria perché o aspettavamo che la nottata passasse oppure ci facevamo venire qualche idea, e così è stato. Abbiamo voluto riniziare in video dando un segno fortemente femminile a questo pezzo di stagione di quest'anno strano. Infatti, il primo spettacolo di stasera sarà dedicato alle donne del Chianti, e Bread and Roses è dedicato alla tematica del lavoro femminile e di tutte le problematiche che esso purtroppo tutt'oggi continua ad avere. E oltre a questo c'è come dire, una piccola sorpresa per i bambini più piccoli. Ogni domenica pomeriggio faremo delle fiabe brevi proprio dedicate a questa fascia d'età che in questo periodo è stata tra le più sacrificate. Questo, diciamo, è il nostro dicembre. Poi a gennaio vedremo che cosa accadrà. Come funziona in questo caso per lo spettacolo in streaming? Funziona? C'è una regia? Registrate? C'è una regia dal vivo? Ci sono più telecamere? Come cambia lo spettacolo in funzione di questa registrazione, se cambia? Cambia, cioè almeno io, noi potrei dire, l'abbiamo voluto far cambiare, perché comunque il punto di vista non è più un punto di vista unico, quello dello spettatore con la scatola nera, no? Dietro le spalle degli artisti, ma la forza che ti dà il video sono che te puoi riprendere a 360 gradi, no? L'attore o l'immagine. Ovviamente stiamo cercando di cambiare un po' la nostra pelle, perché non è lo stesso modo di pensare uno spettacolo. E questo comunque posso dire che almeno a me mi sta divertendo tantissimo, anche se a tutt'oggi c'è delle piccole incertezze perché il mezzo tecnico ogni tanto sfugge, ecco. Assolutamente. Potrebbe essere una possibilità in più lo streaming a teatro anche dopo questa pandemia? C'è un valore aggiunto oppure no? Streaming a teatro? No, cioè è un valore aggiunto, ma non confonderei le due cose. Cioè, lo spettacolo dal vivo è lo spettacolo dal vivo. Quando almeno io penso che quando una persona deve produrre uno spettacolo con l'utilizzo, come si fa noi, di 4-5 telecamere e una qualità video altissima, diciamo, usa un altro linguaggio. C'è un altro approccio, ci sono altre tempistiche. E siamo limitrofi, ma non siamo uguali. Ecco, questo è quello che sto vivendo. Parliamo un po' del pubblico. Come ha reagito il pubblico a questa novità? Non si va a teatro, ma il teatro viene a casa. Come ha reagito? Ma al momento, lei consideri che io ho un teatro in mezzo al Chianti, quindi in un piccolo paese delizioso, ma i numeri non sono da città. Al momento ha reagito molto bene, molto bene. Cioè abbiamo tante visualizzazioni. È ovvio che in tanti, fortunatamente, ci chiedono quando ritorneremo dal vivo. Quest'estate è stata una dimostrazione perché, come tutti, abbiamo interrotto la stagione a marzo, mentre fortunatamente tra giugno e agosto abbiamo rilavorato nelle piazze. È stata un'estate incredibile dal punto di vista di pubblico, quindi c'è questo desiderio.
C'è la voce del teatro. C'è un primo intervento di una nostra ascoltatrice che chiede: buonasera, pensa che il suo spettacolo su YouTube possa essere un modo per avvicinare anche i più giovani? Cioè magari si conquista un pubblico diverso, anche i curiosi, anche chi non veniva a teatro, adesso magari si collega. Sicuramente sì, basta non raccontare che questo è teatro. Cioè noi bisogna trovare un metalinguaggio, questo non è il teatro dal vivo. Questo è, diciamo, è un linguaggio che adotta, come dicevo prima, degli strumenti molto diversi. La creatività è identica, la volontà è identica, però il mezzo è totalmente diverso. Quindi forse sì, forse se noi riusciamo a produrre dei contenuti interessanti e ovviamente molto più rapidi, perché la fruizione del mezzo video, tutti noi lo sappiamo, lo smartphone è una cosa quasi schizofrenica dalla velocità con cui guardiamo e chiudiamo, come dire, le immagini. Però ecco, se tutto questo è studiato in maniera intelligente e accattivante, credo che possa anche servire d'aggancio verso generazioni più giovani, questo senz'altro, però sta a noi dosare il linguaggio. Assolutamente. Ed io adesso sarei proprio curiosa di rivolgere alcune domande alle nostre protagoniste di questo Bread Gnosis, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Tra l'altro abbiamo anche questo spettacolo che si racconta non solo attraverso le parole, ma anche attraverso la musica, quindi con la musica di Chiara Riondino. Uno spettacolo, eccole qui le due. Buonasera, grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, Daniela, raccontaci un po' che cosa accade in questo Bread Gnosis. Allora, Bread Gnosis nasce intanto con la collaborazione attiva di un'avvocata giuslavorista, una donna che di donne di pari opportunità se ne sa molte, si chiama Marina Capponi, con cui nel 2019 abbiamo fatto 10 trasmissioni radiofoniche che sono diventate un libro che è uscito adesso il 25 di novembre e che adesso è diventata una conferenza spettacolo. Sono 10 storie liberamente ispirate a fatti realmente accaduti, 10 storie di donne in lavoro, donne che però hanno avuto il coraggio di denunciare molestie, discriminazioni, vessazioni sul lavoro e che ce l'hanno fatta. Storie giudiziarie con esiti positivi. E quindi noi raccontiamo davvero la loro storia e in forma anche letteraria, di prosa, e quindi, come dire, abbiamo costruito lo spettacolo, diciamo, questa conferenza in due parti, una parte dove l'avvocata dà una sorta di rapporto, consulenza, neanche consulenza, dove racconta la parte più legale, aiuta anche le donne e il pubblico a dipanarsi dentro l'ordinamento giuridico che sembra sempre impossibile avvicinarci, se invece è possibile e dimostra come sia possibile invece poter denunciare e poter vincere le cause quando l'ordinamento giuridico lo conosci. E noi, io e Chiara, invece raccontiamo queste storie con Chiara, che ha fatto un lavoro straordinario, perché queste storie sono storie di donne vere, di donne che insomma hanno subito questa violenza e discriminazioni, e lei ha trovato un modo tutto suo di scrivere canzoni. La presento che te lo dice direttamente lei. Scusami, siamo solo con un computer solo e la distanza. Aspetta che c'è un intervento per te. Aspetta, un ascoltatore ti chiedeva una cosa. Aspetta un attimino, se me lo ripassate. Intanto sì. Saluto tutti da parte di Pasquale Davino. Dice: lei ha lavorato in TV nel reality Operazione Trionfo con Michel Bosè. Che ricordo ha di questo reality e di Michel Bosè? È una curiosità del nostro ascoltatore. Allora, ero molto giovane, saranno passati una ventina d'anni, non lo so. Bello, mi sono divertita, anche se poi, di Miguel Bosé è un ricordo bellissimo, anche una grande delusione, perché ero innamorata da piccolo, invece lui non era innamorato delle donne, e giustamente perché amava gli uomini, quindi quando lo scoprì miseramente fu un grande dolore. Gli dissi: Miguel, ma come, non sono il tuo tipo? E lui mi disse: no Dani, non sei il mio tipo. però ci siamo divertiti molto. I reality sono una cosa strana,
anche per certi aspetti, se vuoi, anche un po' spietata, e quindi non era il luogo per me, però ho imparato un sacco di cose. Con alcuni ragazzi mi sento ancora, e nel senso che è stata anche un'esperienza umana piacevole, piacevole. Ti faccio conoscere Chiara. Riondino, puoi levare tu la mascherina, Chiara? Posso levare la mascherina? Ma no, ma io me la tengo, così sono più politica di corretto. Allora, Chiara, come abbiamo lavorato, come hai lavorato alle musiche di questo spettacolo, o meglio, la musica come racconta questo spettacolo? L'operazione più difficile è stata quella di cercare di entrare il più possibile all'interno di ogni specifica storia, che aveva dargli un carattere suo particolare, perché diciamo che la questione che viene affrontata in queste vicende è un po' la stessa, cioè il fatto di donne più o meno giovani che vengono sottoposte a delle molestie sostanzialmente, no? E quindi poi è sottoposte allo stesso tempo al ricatto del licenziamento, al ricatto del silenzio e quant'altro. Però ognuna di loro ha un suo carattere, ha un suo vissuto, vive quell'esperienza terribile in maniera diversa, e quindi a seconda delle storie l'esperimento interessante è stato quello di cercare di entrare dentro quella particolare sensibilità, ecco, cercare di rendere quasi di ricalcare un po' il ritratto di ogni singola persona che viene raccontata, ecco. E c'è riuscita. Allora, non abbiamo dubbi. Allora, due interventi dei nostri ascoltatori. C'era una curiosità da parte di, se me li ripassate un attimino, c'era intanto Carmen Papa ci dice: cosa ci consiglia di vedere nelle vacanze di Natale? Avete un consiglio? L'altro invece era su: buonasera, che parti preferite recitare? Allora, che preferite interpretare sia come musica che come recitazione. Avete un consiglio? Che cosa dobbiamo vedere nelle vacanze di Natale? Allora, per le vacanze di Natale io ho visto un documentario su Netflix che posso consigliarvi, si chiama Il mio amico in fondo al mare. È un documentario sulla storia di un documentarista e un polpo. Ora, detto così, sembra una cosa noiosissima, vi assicuro che ha cambiato il mio esilio in quarantena. È una storia di una bellezza realizzato in un modo meraviglioso del rapporto fra quest'uomo, la natura, e quest'uomo e questo polipo. È un lavoro bellissimo. Allora, un attimino, ci sono altri tre interventi velocemente, poi dobbiamo passare al prossimo servizio. Allora, Chiara, lei, la sorella di David, ha fatto del collettivo Vittor Giava e ha fatto canzoni contro la guerra. So che ha cantato La guerra di Piero, di Fabrizio De André. Poi c'era anche un altro intervento, se me lo ripassate. Vabbè, tanti saluti da Telecountry, ciao a tutti quanti, agli ospiti, e poi Sofia Martino, buonasera, che consiglio daresti a chi si approccia per la prima volta al mondo della recitazione? Allora, c'era questo ricordo, vai. Io già mi sono dimenticata di tutto, però allora, nell'ordine, cosa consiglieresti di fare per Natale? Stare in solitudine e pensare al senso della nostra esistenza, non guardare la televisione e chiudersi in un profondo silenzio meditativo. Questo è il mio consiglio per Natale. Poi per quanto riguarda, non è il collettivo Vittor Giava, ma è il collettivo Vittor Jara. Jara, okay. Era un cantautore cileno durante il colpo di Stato che venne fatto nel 1973, e venne preso prigioniero e chiuso nello stadio di, sembra un ossimoro, chiuso nello stadio di Santiago del Cile, e prima di giustiziarlo gli furono tagliate le mani. Lui era un chitarrista, e quindi questo gesto spregiativo significava appunto il disprezzo nei confronti di chiunque facesse dell'arte un mezzo di comunicazione, di unione. Quindi
sì, ho fatto parte di questo collettivo Vittor Gaia e ho cantato canzoni contro la guerra, tra cui anche la guerra di Genova, ovviamente. La recitazione, e questo sta a Daniela, non è una domanda. Per la recitazione di non mollare. Non mollare, anche perché è molto difficile, anzi io consiglierei di seguire assolutamente questi spettacoli in streaming del Teatro Alfieri, perché ce ne saranno veramente delle belle. Allora il prossimo, il primo stasera, il prossimo Brendan Roses, proprio con le nostre due protagoniste. Allora, che dire, grazie tantissimo per la disponibilità, grazie mille, e so che tra l'altro loro erano impegnate proprio nella registrazione di questo spettacolo che poi dopo andrà in streaming. Posso dire una cosa? Posso dire che l'appartamento di Gaia e Ugo Di Chiaro che io ho visto al Teatro Golden era bellissimo. È bellissimo. Ora parleremo del prossimo spettacolo e già Daniela Morozzi ve lo consiglia. Quindi consigliamo. Loro sono bravissimi, vedeteli on streaming, dal vivo, in cucina, in sala, dove volete. Sì, alla radio, dove volete. Dappertutto. Va bene, grazie mille ragazze, grazie per essere state con noi. Ciao, un saluto. Ciao, a bocca al lupo, grazie, ciao, noi andiamo a lavorare, ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ci rivediamo. Come sempre, buon Natale. Ciao, buone feste. E noi proseguiamo con appunto Sinergie Teatrali, la produzione, e abbiamo per voi proprio Gaia De Laurentiis, ma anche Ugo, Stefano Artisunk, che è il regista ma anche il direttore di questa produzione teatrale. Eccoli qua, ciao. Ciao. Stefano, c'è anche Stefano, come state? Grazie mille per aver accettato il nostro invito, ed ecco anche Stefano Artisuk. Allora, Daniela Morozzi ci ha comunque consigliato questo spettacolo perché ha detto che è proprio bellissimo, divertentissimo. Chi ce lo racconta? Chi inizia a raccontarcelo? Stefano? Vuoi raccontarlo? Per forza, è Stefano che deve cominciare. E certo, il regista. Il regista. Stefano. Il regista nonché anche produttore di Sinergia. Il co-produttore, perché è questa produzione di Alle 5 di Meno, una coproduzione con Walter Mramor di Artisti Associati. Ah, abbiamo avuto noi, ha avuto la scorsa settimana abbiamo avuto noi ospite, tra i nostri ospiti di Dietro le Quinte. Allora, che cosa accade in questo appuntamento da me alle 5? Alle 5 da me, che cosa accade? Ma alle 5 da me è l'incontro pomeridiano di questi due personaggi che sono, adesso mi devo ricordare bene. Non ricordi più Stefano. Jean-Marc Lambert. Jean-Marc e Charlotte. Esatto. Presenti. Jean-Marc e Charlotte. È praticamente un gioco a due attori dove ogni, sia Gaia che Ugo interpretano un pochettino i loro amori passati. E attraverso una sorta di flashback, sono due innamorati, infatti iniziano già con un matrimonio, lo spettacolo inizia con un matrimonio che è appena avvenuto, che sta avvenendo, e poi si scorre un po' indietro nel tempo e loro raccontano gli incontri che hanno preceduto questo matrimonio, e questi incontri sono naturalmente disastrosi, sono ironici, sono degli incontri un po' forse anche un po' favoleggiati dentro la loro mente, e sono forse anche un po' distorti, e questa sorta un po' di aria surreale che abbiamo messo nello spettacolo crea secondo me un'empatia e un fascino nel pubblico incredibile. Loro hanno un grande successo, io sono molto, molto felice di quest'opera, sono molto felice di Gaia, di Ugo, che hanno, devo dire, interpretato in maniera incredibile, eccelsa, si sono divertiti, giocano fra di loro, si aiutano, si capiscono, e quindi si è creata una magia fantastica, straordinaria. Siamo già, prima del Covid eravamo intorno alla 100 e passa replica, quindi è uno spettacolo che ha avuto un grande successo, sia di pubblico ma anche di riuscita nella tournée. Dovevamo venire ad Ascoli Piceno, dove lo spettacolo è stato messo in scena, è nato, diciamo, da un punto di vista tecnico, al Teatro Ventidio Basso, e poi ci siamo interrotti. Adesso speriamo di riprendere presto. Lo spettacolo, devo dire, ha debuttato al Festival di Borgo Verezzi con un grandissimo successo, un grande affetto del pubblico. Lo so che si dice sempre così, però, ahimè, è la verità, Gaia e Ugo possono confermarlo. Devo dire che ha una meravigliosa scenografia di Matteo Soltanto, i costumi sono di Marco Nateri, e
le musiche, è assolutamente da vedere, e quindi è assolutamente da vedere. Ora, leggevo nel trailer che prima stava passando 10 personaggi, 2 attori. Qual è il segreto per interpretare in scena tanti ruoli diversi, creandoli con una caratteristica che sia predominante, non confondendoli? Qual è il segreto? Sentiamo un po' Gaia. Il segreto intanto è il testo, è la scrittura, che aiuta moltissimo. E, ovviamente il regista, il partner, è tutto un insieme di cose, e la voglia e l'impegno di staccarsi un po' da quella che è la propria comfort zone. Insomma, tentare di, e in questo devi essere aiutato, almeno insomma per me è fondamentale l'aiuto dei colleghi in scena e del regista. Ecco, riuscire ad andare un po' contro quello che tu naturalmente faresti, se no ripercorri sempre lo stesso terreno, sicuro, ma è sempre quello. Perciò cercare di essere il più malleabile possibile. Certo, leggevamo prima un intervento di Claudia Curzi che diceva: la scenografia è particolarissima. Ugo, com'è questa scenografia di questa pièce teatrale? La scenografia ci dà una gran mano, perché Matteo ha trovato quest'idea di, siccome è un gioco teatrale, ci sono due personaggi che raccontano gli ultimi loro catastrofici amori, quindi io racconto gli ultimi 4 incontri con l'altra metà del cielo e lei gli ultimi 4 incontri con i maschiacci, e è un gioco, noi ci cambiamo in scena, è tutto a vista, e quindi l'idea di Matteo di fare una scenografia surreale che accenna a degli ambienti in maniera colorata, in maniera totalmente inventata ma non concreta, ci dà un grande aiuto, perché se avessimo messo questa pièce in una classica ricostruzione in un salotto borghese sarebbe diventato agghiacciata. Invece così si rilancia anche nella scenografia l'idea che stiamo facendo un gioco, soprattutto anche importantissima l'idea di Stefano registicamente di non cambiare i personaggi mettendosi barbe, baffi finti. Noi ci mettiamo qualche elemento di costume e poi è tutto delegato al gioco, al virtuosismo tra virgolette attoriale, e queste sono due scelte, diciamo, che sono state vincenti per lo spettacolo. Assolutamente, poi questa è proprio la magia e la creatività del teatro, far immaginare lo spettatore. C'era un intervento, c'è un altro già intervento, sia Gaia De Laurentiis che Ugo mi ricordano la mia infanzia con un medico in famiglia, sei forte maestro. Qual è stata la chiave di successo per queste due fiction? Poi c'era un altro intervento di Pasquale Davino, una curiosità per Gaia, ci chiedeva, tu hai fatto Ciro, il figlio di Target, che ricordo hai di questi due programmi? Ugo, lei fece i Brockowitz e poi Un medico in famiglia, sono più o meno insomma simili gli interventi, che ricordo avete di questi format? Prima le femmine, vai. Allora, Gaia, intanto il segreto di Sei forte maestro era veramente semplice, erano tutti bravi attori. Emilio Solfrizzi, Emanuela Grimalda, Moschin, Valeria Fabrizi, erano tutti attori bravi, cioè attori professionisti bravi. E la storia era molto semplice, che toccava le corde, insomma, dei bambini, maestri, insomma, quello che riguarda tutti noi. Però penso che la chiave fosse gli attori, decisamente. E per quanto riguarda Target e Ciro, il figlio di Target, lì mi sono divertita tanto, non era esattamente, era il mio mestiere, ho imparato un pochino la televisione come conduzione, anche se era un po' una conduzione sui generis. Ho un buon ricordo, mi sono divertita in una cosa assolutamente fuori da quella che era che è la mia formazione di attrice, però insomma è stata anche lì una buona scuola di televisione, senz'altro, di un tipo di televisione che ahimè non c'è molto più tanto. D'accordissimo. Sì, d'accordissimo. Ugo, che ricordo hai di questi format tu? Beh,
Beh, dunque, come medico in famiglia è stata un'esperienza straordinaria. Abbiamo iniziato alla fine degli anni 90 ed è stata un po' la prima lunga serie italiana, no, di grandissimo impatto, a parte ovviamente le precedenti, La Piovra, tutte queste cose qua, ma diciamo nella fiction moderna è stato il primo programma proposto alla RAI, e aveva il segreto del successo lì, era una buona scrittura, un buon cast e il fatto che i personaggi andavano da Annuccia, che all'epoca aveva poco più di 3 anni, a Lino, insomma ai più anziani, quindi tutto il pubblico aveva un personaggio con cui poter empatizzare, con cui poter immedesimarsi. Andiamo quindi dal 3enne all'infinito in avanti, per cui anche questo è stato sicuramente un segreto del successo. C'erano le storie dei piccini, le storie degli adolescenti, le storie del protagonista, del suo amico, io facevo questo amico Giulio Scavezzacollo, disgraziato. Insomma, è stata un'esperienza lunga, perché poi la prima serie abbiamo girato addirittura 14 mesi, però è molto, molto, insomma, mi ha portato grande, grande successo, insomma, un grande contatto col pubblico, per cui lo ricordo con grandissimo piacere. Ok, c'è un intervento di un'altra nostra ascoltatrice che ha una curiosità e ci chiede, Martina Antonicelli, domanda per Gaia e Ugo, un punto forte e uno debole dell'altro. Allora, Gaia, prima. Ah, perché devo iniziare sempre io? Vabbè, i punti forti ce n'ha tantissimi, Ugo. Intanto l'attore che è, e la persona che è, stare in tournée insieme è divertente. Ma non dico cose perché le devo dire, perché è qui. È estremamente generoso, gioca, e punti, difetti, difficile dirlo perché è un lavoro, un amico, lo considero amico, e è più facile non vedere i difetti negli amici. Se fosse un marito sarebbe cosa, e lui lo sa, perché prima di andare in scena gli chiedo sempre se mi vuole bene. È che ogni tanto lo sento così, distratto, lontano, e ho paura di perderlo. E prima di andare in scena gli dico, mi vuoi bene? E lui mi dice sì, e io ci credo. Va bene, Ugo, sentiamo Ugo. Concordo assolutamente con Gaia, è uno dei miei difetti, è che ogni tanto vado in un altro mondo, mi astrago, mi succede in teatro, con gli amici, con mia moglie, con i miei figli, ogni tanto lo capiscono che sono da un'altra parte, faccio finta di essere qua, ma non ci sono in realtà con la testa, e questo è verissimo. Però in scena c'è poi, sì, perfetto. Certo. Per Gaia, allora, è stato un incontro fantastico. Innanzitutto il pubblico non lo sa, la conosce come attrice, come brava attrice, eccetera, ma non conosce la persona, ed è una delizia. E in questo mondo non è neanche semplicissimo trovare persone così. E invece Gaia è una persona semplice, diretta, schietta. Questa cosa che mi dice spesso prima dello spettacolo, mi vuoi bene, mi piace tantissimo, perché è una persona che vuole un contatto concreto, diretto, insomma. E quindi questo glielo riconosco proprio in pieno. È una delizia lavorare con lei, e professionalmente piena di idee, insomma, una meraviglia, molto analitica. Io sono un attore un po' più così, invece lei fa un'analisi del testo sempre molto puntuale, e questo ovviamente è fondamentale. Analitica vuol dire rompicoglioni, mi traduco. Fammi pensare un difetto. Ma non riesco, come si fa? Ci sono tanti piccoli difetti, ma sai che non me ne viene in mente uno? Non, peccato, mi piacerebbe dire una cosa spiritosa su Gaia che rompa anche un po' le balle, ma non mi viene niente. Perfetto. Allora, velocemente, prima di passare di nuovo a Stefano, velocemente c'era una proposta di Pasquale Davino che diceva, ci sarà una reunion dei Brockovich in futuro oppure no? Mi piacerebbe tanto fare una reunion dei Brockovich, ma la vedo abbastanza difficile. Maurizio è ovviamente sempre impegnatissimo adesso, soprattutto insomma, il suo programma lì, e ci vediamo molto raramente, ci sentiamo ogni tanto, ma però sarebbe bello fare una reunion. Basta, bisogna organizzare una cosa però che non abbia il sapore, sapete, del viale del tramonto. No, queste cose tristissime, e quindi bisognerebbe trovare un qualcosa di frizzante, ma ci penseremo, proverò a proporre.
Va bene, intanto sentiamo da Stefano. Prima sono scorse immagini dell'altro trailer dello spettacolo da voi proposto, che è L'inquilina del piano di sopra. Invece questo come è strutturato? Ma guarda, questo qua è uno spettacolo secondo me magico, nel senso che io sono un appassionato cinematografico di Jean-Pierre Jeunet, per capirci il regista del favoloso mondo di Amélie. E quando abbiamo pensato a questo titolo, sottoposto da Danila Celani, la produttrice, nonché mia moglie, tra parentesi, dello spettacolo, non so perché mi ha suggerito subito l'atmosfera del favoloso mondo di Amélie, e in qualche modo l'abbiamo attraversata, ed è venuto fuori uno spettacolo, devo dire, magico, romantico, molto divertente anche questo. Questo rispetto al gioco di Alle 5 da me, almeno da quello che il pubblico ci ha suggerito, così vedendo entrambi gli spettacoli, ci hanno sempre detto che l'inquilina aveva, non so, un tocco magico, un tocco di poesia, era un po' più sentimentale. Invece Alle 5 da me, che mantiene sempre una malinconia un po' onirica, però Alle 5 da me è proprio un gioco, è frizzante, una voglia di vivere, cioè ha proprio questa esigenza, tutti questi personaggi che si affastellano. L'inquilina rimane fisso su due personaggi e lì intravediamo proprio dei sentimenti che, anche se, diciamo, la scrittura è sempre quella di Chenot. Anche perché c'è da dire una cosa, l'inquilina è stato visto dalla figlia di Chenot, Dorothée, a Roma. Dopo aver visto l'inquilina, ci ha messo in contatto con il padre, ed è stata una bellissima esperienza conoscerlo, perché noi abbiamo conosciuto direttamente l'autore, è venuto a Milano, al Carcano, è stato, devo dire, una persona gradevolissima, è stato con noi, ha parlato, poi siccome Gaia parla in maniera fantastica il francese, si è creata subito una sintonia con l'autore, che è stato un onore. Avete centrato, perché poi mica tanto semplice avere quindi l'approvazione degli autori, è bellissima questa soddisfazione per gli attori, ma soprattutto per il regista e produttore. Allora, assolutamente. Perché io quando ho saputo che doveva venire Pierre Chenot, con Gaia ci contattavamo e dicevamo ma siamo sicuri di farlo venire, perché avevamo in qualche modo stravolto il suo lavoro, per dare forza allo spettacolo. Allora, c'è una curiosità da parte di un nostro telespettatore che ti chiede: Stefano, lei ha lavorato con Monica Guerritore in La Signora delle Camerie, che ricordo ha di questa esperienza con questa grande attrice? Ma io con Monica ho un rapporto ad oggi fantastico, bellissimo, anzi ci sentiamo spesso, addirittura ogni tanto mi manda le sue sceneggiature, perché non ne facciamo un film? Perché lei ha delle idee straordinarie, no? E quello è stato un lavoro con Giancarlo Seppe, che abbiamo fatto la trilogia, io sono un sopravvissuto, perché sono riuscito ad entrare in tutti e tre gli spettacoli, in questa trilogia di Monica, che è partita da Madame Bovary alla Signora delle Camerie fino a Carmen. È un ricordo bellissimo, perché quello è stato un lavoro molto creativo, è una cosa che io ripeto anche per rivivere l'arte di Giancarlo Seppe, che è stato anche il mio maestro. Certo, allora vi diamo appuntamento senz'altro appena possibile, appena i teatri riaprono, vi consigliamo assolutamente di vedere questo spettacolo con Gaia De Laurentiis e Ugo Di Ghiero, che è prodotto da Sinergie Teatrali. Allora ragazzi, grazie per essere stati con noi, e come salutate il pubblico di Dietro le Quinte augurandogli che cosa? Gaia, come saluti il pubblico? Come lo saluto? Sempre Gaia per prima. Allora, io dunque trovo che questo periodo, questi 10 mesi di pandemia, non abbiano migliorato nessuno. Basta andare per strada per vedere quello che siamo diventati, anche a ragione, non a torto. Insomma, la sofferenza è difficile che renda migliori, credo. Ecco, il teatro in questo momento di crisi dovrebbe essere proprio un luogo invece da sostenere, secondo me dovrebbero essere tra le poche cose ancora aperte. Perché? Perché quando si parla di magia del teatro non è una roba astratta, poetica, è una cosa molto concreta, perché dove stiamo noi sul palco si fa di tutto, ci si odia, ci si uccide,
ci si insulta, ci si ama, è tutto per definizione finto, ma scaturiscono dei sentimenti e delle emozioni vere nel pubblico. Questa è magia del teatro. Allora trovo che in un momento di grande sofferenza come questa, il teatro potrebbe essere catartico, perché lo è. È un luogo sicuro, perché lo è stato, fino a quando non ci hanno chiusi, eravamo distanziati, e poi insomma le file davanti ai teatri, fare a pugne davanti ai teatri, insomma sono anni che non si vedono più gli assembramenti davanti ai teatri, però ecco, quello dovrebbe essere in questo momento il luogo in cui in sicurezza si sta vicini, si condividono delle emozioni forti, ci si libera in qualche modo ridendo, piangendo, ma tutto insieme, per poi uscirne migliori, più leggeri, e non prendersela col vicino di casa, per esempio. Ecco, è proprio nel momento della sofferenza e del dolore che la cultura e il teatro, nello specifico, dovrebbe essere sostenuta. Non è quello che avviene, evidentemente, in questo momento. Perciò saluto il pubblico augurandomi che le cose cambino. Cambino, certo. Grazie. Ugo. Ma io auguro a tutti un post-Covid, un'uscita da questa zona nera terribile. Auguro a tutti di uscire da questa cosa con una malattia, con una frenesia. Cioè, uno esce a questo momento e cosa fa? Va a teatro. Devono essere tutti malati di teatro. Stiamo bene, andiamo a teatro. Questo è l'augurio e la speranza che ho. Grazie. E adesso Stefano. Ma io condivido in pieno quello che hanno detto loro. Condivisione. Condivisione. E noi abbiamo la necessità di condividere emozioni e sentimenti. Il teatro è uno strumento utile e importante per questo. Quindi torniamo, come ha detto Ugo, appena si aprono i cancelli come una mandria, via, subito, tutti a teatro, ed è l'unico modo per risolvere i nostri problemi, perché il teatro aiuta anche a risolvere i nostri problemi nella vita. Ok, grazie mille per essere stati con noi. Vi diamo appuntamento in teatro con questa brillantissima commedia, ed è una produzione Sinergie Teatrali, alle 5, appuntamento alle 5 da me. Quindi non c'è né appuntamento, alle 5 da me. E vi divertirete veramente tanto. Grazie mille, alla prossima. Ciao. Ciao, ciao Ugo, ciao Stefano. Ciao Gaia, ciao Ugo, ciao Teresa, grazie. Ciao Teresa. Alla prossima, certo. E noi proseguiamo, parliamo invece di diritti umani. Lo facciamo con Rises Teatro e in particolar modo con Alessandro Jensi e Sonia Barbadoro. Sentite un po'. Ciao, ciao ragazzi. E grazie per aver accettato il nostro invito. Parliamo un po' della vostra compagnia che si occupa di diritti umani. Spiegaci un po', Alessandro. Allora, la compagnia, intanto buonasera a tutti e grazie per averci invitato. Siamo felici di essere in vostra compagnia. La nostra compagnia invece nasce alla fine del 2017 e con l'intento di dare voce a chi non ha voce. Qui è una compagnia originariamente teatrale, abbiamo messo in scena delle pièce di teatro inedite, che io mi occupo di scrivere e di dirigere. È basata a Palermo e ci siamo occupati di storie di cronaca, principalmente relative ai diritti dei minori, ai diritti delle donne, alla parità. E adesso in questo momento stiamo proponendo una campagna che dà voce agli attivisti internazionali dei diritti umani, e soprattutto a coloro i quali incontrano nei governi dei propri paesi un grandissimo ostacolo e che sono privati dei diritti fondamentali, molti di loro sono incarcerati, alcuni addirittura sono morti. Mi sa che c'è un interessante progetto video che voi state portando in giro proprio in questi giorni, stanno uscendo dei video con delle tematiche, giusto? Parlaci un po' di questo progetto. Esattamente, il 10 dicembre era la giornata internazionale dei diritti umani, per cui abbiamo deciso, considerato il momento di chiusura, di comunque essere presenti con dei progetti video. Sono 6 video che hanno come protagonisti Nazrin Sotoudeh, Jelena Latloul, Patrick Zaki e la sua storia, e poi invece storie di persone comuni che hanno subito la privazione dei diritti fondamentali. Una storia tratta dalla cronaca di un ragazzo omosessuale che è stato allontanato dalla famiglia perché non riconosciuto come maschio. Una storia invece di un uomo incarcerato in Africa per essere ladro di polli in un carcere che esplode di gente. La capienza è di 50 persone, i detenuti sono oltre 250. E poi abbiamo anche questi 5, però, sì, questi 6, sì.
Ok, adesso passiamo un po' a Sonia, sentiamo un po' Sonia. Allora, intanto c'è subito una curiosità di un nostro ascoltatore, poi parliamo di questo personaggio del video. Allora, Pasquale ti chiede, tu hai lavorato con molti, ma anche con Giuseppe Bertolucci, Il dolce rumore della vita, che ricordo hai di questo film? Allora, sì, ho lavorato con Giuseppe poco dopo uscita dall'Accademia, per cui ero proprio, penso che sia la prima esperienza in cinema che ho fatto, e facevo parte di un gruppo, nel film eravamo un gruppo di giovani attrici di una compagnia teatrale, per cui era, diciamo, molto facile per noi interpretarlo. È stato un set molto particolare, perché abbiamo girato in luoghi molto belli, tra cui Bagno Vignoni a Siena. Abbiamo passato una notte dentro questa vasca caldissima, per cui c'era un bellissimo clima di gruppo. La cosa che mi colpì però fu che Giuseppe Bertolucci era un regista estremamente discreto, poco presente sul set, lavorava nella sua roulotte e poi veniva a darci le indicazioni precise per andare avanti. Mi ricordo, insomma, la cosa che mi colpì fu questa presenza estremamente discreta eppure molto forte, molto determinata. Un uomo che mi ha lasciato un'idea di grande gentilezza, ecco, oltre che di professionalità, ovviamente. Certo. Questa è la cosa che mi ha colpito di più. Invece, adesso al personaggio che interpreti in questi video, che tipo di donna sei? Che storia racconti? Allora, io ho questo onore, posso dire, perché Nasrin Sotoudeh, che stiamo contribuendo con grande gioia a diffondere nel nostro paese, perché è molto, la sua storia è molto conosciuta. Da 10 anni a questa parte Nasrin Sotoudeh vive una condizione di reclusione ingiusta. Lei è un'avvocata iraniana che si è sempre occupata della difesa dei diritti umani, in particolare dei minori condannati a morte, ha difeso attiviste, ha difeso dissidenti politici, e per questo il suo governo l'ha incarcerata. L'ultima condanna, che risale al 2018, la vede dover scontare 38 anni di reclusione e 148 frustate. La comunità internazionale si è mobilitata e dunque da molto tempo, diciamo, c'è una lotta. Lei lotta in prima persona con una forma di, come dire, di resilienza gandhiana, la stanno soprannominando la Mandela dell'Iran. E noi abbiamo già realizzato con la scrittura di Alessandro un testo che si chiama Rose Selvatiche, che abbiamo portato in scena a Palermo, con cui Alessandro poi ve lo specificherà meglio, ha, come dire, ottenuto grandi riconoscimenti. Dunque è da un po' che avvicino questa figura, non la posso chiamare un personaggio da interpretare, perché innanzitutto perché è esistente, lei è in vita, e dunque è un avvicinamento, è una forma di affiancamento per poter appunto dare voce con la delicatezza che la contraddistingue e con la forza della sua resilienza. Per cui in questo video abbiamo semplicemente raccolto le informazioni più importanti, proprio per farla conoscere al pubblico italiano, che forse ha meno nozione di lei. Per cui abbiamo raccolto semplicemente le informazioni principali. Molte delle frasi che io dico nel video sono proprio tratte dalle sue lettere, da sue dichiarazioni, con la dolce fermezza che abbiamo osservato esserci nei suoi aspetto, compriamo con il microfono, forse discorsi. Nei suoi discorsi, esatto. Per cui, ecco, più che interpretare, io cerco semplicemente di avvicinarmi e restituire delicatamente, con grande rispetto, un'immagine e una determinazione, se possibile. Alessandro, sentiamo Alessandro, come reagisce il pubblico a questi spettacoli che hanno un messaggio particolare? Si va anche a teatro per far riflettere, per fare cultura, per affrontare temi che in altri luoghi sarebbero magari poco ascoltati, dimenticati? Ci sei, Alessandro? Ha sempre una reazione
sì. È molto grosso, perché queste sono delle storie. Mi sentite? Sì, 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 adesso a tratti un po'. È stata una reazione molto calorosa. A tratti, forse qui c'è un temporale. Sì. No, ecco, forse perché c'è il temporale, perché c'è, forse perché c'è il temporale. Sì, vai bene. Allora, parlavamo del pubblico. C'è un temporale terribile. Parlavamo del pubblico. Certo. Allora, se no, senti, facciamo così. Per l'ultima domanda ti chiamo. Allora, io adesso ti chiamo al cellulare, così facciamo prima. Ok, sentiamo un po' la reazione del pubblico a questi spettacoli molto, ma molto particolari. Ti chiamo, ti metto in viva voce adesso. Ecco, sta squillando. Io non sento. Eccomi. Ecco, allora sì, facciamo l'audio. Sì. Un temporale terribile. No problem. Allora, parlavamo del pubblico. Il pubblico solitamente va a teatro per un luogo comune, magari anche per divertirsi. Come reagisce il pubblico a questo tipo di spettacoli che hanno un messaggio importante? Quindi utilizzate il teatro per parlare di argomenti che diversamente magari non, di cui non si parla. Sì, il pubblico ha sempre una risposta molto calorosa e molto partecipata, perché queste storie sono altre delle storie avvincenti, sono delle storie che sembrano venire fuori dalla letteratura, perché sono pagine in cui c'è un eroe, c'è un antieroe, c'è sempre una lotta per il bene, e questo è anche il messaggio che deve essere veicolato. Prima della chiusura noi abbiamo sempre avuto una partecipazione molto numerosa del pubblico, perché abbiamo sempre fatto sold out, soprattutto a Palermo, ma anche con le tappe che abbiamo fatto a Roma abbiamo avuto una grandissima risposta, e poi il pubblico alla fine dello spettacolo sembra sempre essere ricaricato, ci sono tante domande. L'anno scorso ad esempio siamo stati a Bruxelles per il 10° anniversario della Convenzione sui diritti dei minori, raccontando tre storie con l'appoggio del Parlamento Europeo e dell'Intergruppo per la tutela dell'infanzia. Alla fine dello spettacolo le persone, anche straniere, si chiedevano: ma cosa si può fare per questi bambini? E allora il sorgere di questa domanda è già un elemento importante, insomma. Ascolta, adesso stanno passando le immagini di un video su Giovanni Falcone. Che cosa ci puoi raccontare al proposito? Ma io posso raccontarvi del video. Il video l'ho realizzato in occasione dell'anniversario della morte, che per noi palermitani è sempre una data importante. Vi posso raccontare che io, quando Giovanni Falcone è stato assassinato, avevo 5 anni, perché sono del 1987, però lui abitava a 100 metri dalla mia scuola, e io ho ancora il ricordo delle sirene spiegato, il ricordo del giorno in cui hanno comunicato la sua morte, quindi potete immaginare l'impatto che avesse sulla vita di un bambino la presenza di Giovanni Falcone, a cui non smetteremo mai di essere grati per quello che ha fatto, non soltanto per la nostra città, ma per il diritto, perché lui soprattutto è stato un grandissimo innovatore del diritto, e non soltanto una persona che ha combattuto la mafia, ma è stato uno che ha sempre guardato avanti, e questo è un grande esempio per noi. Certo. Allora, noi abbiamo questi, appena riapriranno i teatri, senz'altro sarete in scena con le vostre produzioni, però adesso possiamo dare qualche appuntamento anche online al pubblico? Sì, allora al momento si può consultare la nostra pagina su Facebook, che è Raizes Teatro, e poi il 18 dicembre è la giornata mondiale della migrazione, e saremo in diretta con la nostra trasmissione online che si chiama Raizes On Air, in compagnia mia e di Marina Massamuto, e con alcuni ospiti su cui sveleremo insomma alcune informazioni a giorni, a breve. Stiamo componendo ancora insomma il parterre degli ospiti. Parleremo di migrazione, concluderemo la settimana di questi video, ci saranno degli interventi degli attori della compagnia con delle letture. L'attività online sta andando molto molto bene, c'è una grandissima risposta ed è importante creare una rete, una comunità su questi temi, perché ad esempio qualche ora fa è stata pubblicata una lettera di Patrick Zaki, come sapete lo studente egiziano che studiava presso l'Università di Bologna e che attualmente è detenuto al Cairo. Bisogna dargli supporto, unirsi, fare girare questi video per fare conoscere, perché i temi che vengono trattati, la pressione che noi possiamo fare anche sulle istituzioni può davvero salvare
delle vite e dare un'opportunità migliore a chi incontra queste difficoltà. Sì. Allora, adesso c'era un intervento di Pasquale Davino che ti diceva: tu sei un avvocato che poi sei diventato attore e hai fatto la compagnia Rises e hai messo in scena La Bambinanza. Che cosa ti ricordi della Bambinanza? Allora, La Bambinanza è il primo spettacolo che ho scritto. Io sono diplomato alla scuola dei mestieri dello spettacolo del Teatro Biondo diretta da Emma Danzo, in cui abbiamo fatto diversi spettacoli in giro per l'Italia. Poi dopo ho fondato la mia compagnia e La Bambinanza racconta quattro storie. Sono la storia di quattro bambini, una storia di bullismo, la seconda di traffico internazionale di organi, la terza del fenomeno delle spose bambine e la quarta racconta la storia di Kmal Matic, che è il primo sindacalista bambino del mondo ed è un bambino che è stato venduto dalla famiglia in India dall'industria di tappeti e che poi si è ribellato, ha organizzato delle grandissime riunioni e infine è stato ucciso per questa sua azione, è stato assassinato. E adesso? Però queste sono delle storie con cui vogliamo raccontare che anche i bambini possono avere un impatto, perché anche i minori possono cambiare. Lui ha cambiato effettivamente la storia del suo paese. Adesso Sonia, una curiosità, tra tanti personaggi che hai interpretato, assolutamente personaggi veri, che hanno una storia e che quindi perorano la causa di qualche donna realmente esistita, c'è qualcuna che ti è rimasto particolarmente nel cuore? E perché? Ah, oddio mio. Indubbiamente devo dire che il personaggio di Nasreen, che sto appunto, come dicevo prima, avvicinando in questo momento, sta profondamente entrando nel mio cuore senza alcun dubbio. E un altro personaggio che non è realmente esistito ma ricalca esattamente una vita vera è quello che ho recitato in Ragazzi di Vita di Pasolini con la regia di Massimo Popolizio, che abbiamo portato in scena negli ultimi 4 anni con un grande riscontro di pubblico, e io facevo una mamma. L'immagine che Massimo mi ha chiesto di richiamare era quella di Anna Magnani, ed è chiaramente, come dire, Pasolini era un grande osservatore della realtà romana quando scrisse quel romanzo nel 1955, e dunque ha fotografato perfettamente quella tipologia di donna in quel preciso momento della storia di Roma e d'Italia. E dunque è stato, come dire, vivere, assumere, diciamo, l'identità di una persona esistente. Quella è stata anche quella un personaggio che mi è rimasto molto, molto vicino nel cuore, perché parla, come dire, una persona semplice come sono io, come dire, vengo da una famiglia semplice, per cui ho trovato il popolo, è stato bello ripercorrere poi quella proprio quel spaccato d'Italia in quel momento lì, e poi avere come ispirazione Anna Magnani è stata anche quella un grande dono e una grande ispirazione, per cui indubbiamente il personaggio della madre nei Ragazzi di Vita di Pasolini mi è rimasto proprio dentro, sicuramente. Particolarmente nel cuore. Va bene, allora grazie per essere stati con noi, voi vi invitiamo tutti i telespettatori a guardare, a fare un salto su questa pagina di Rises Teatro, perché veramente ne scoprirete delle belle, soprattutto vi farà riflettere, lo spettacolo che fa riflettere. Come salutate il pubblico di Dietro le Quinte oggi in questo particolar momento che vive lo spettacolo? Alessandro. Ma io auguro a tutti intanto delle serene feste, di poter vivere le feste anche intimamente con grande serenità. Questo momento di difficoltà passerà, usciremo tutti quanti più forti, torneremo a teatro, torneremo a vivere la nostra aggregazione più e meglio di prima, per cui auguro a tutti questo ritorno alle aperture, a una vita serena il prima possibile. Grazie Alessandro, e per te invece Sonia. Beh, insomma, sì, mi auguro davvero che siano, nonostante le restrizioni, delle feste calde da passare comunque in comunione. Dopodiché mi auguro che questo grande cambiamento che ci si sta proprio imponendo, volenti o nolenti, anzi siamo molto nolenti, è un cambiamento che va raccolto. Io sono molto sostenuta in questo periodo, accompagnando mio figlio nei suoi studi liceali, ripercorrendo la storia
come dire, ho anche la consapevolezza che queste grandi evoluzioni, per quanto drammatiche, fanno parte della storia dell'uomo, per cui passarci in mezzo non è facile, stiamo cercando di capire tutti quanti come unirci anche nel raccontare storie, anche quelle che vicine a noi e lontane da noi, può aiutarci a comprendere sempre meglio che cosa vuol dire essere umani, perché forse ce l'eravamo un pochettino dimenticato. Per cui ecco, una riflessione interiore veramente sul significato di che cosa significa oggi stare al mondo, essere umani, vivere pienamente questa condizione nel rispetto, diciamo, del mondo e della natura. Penso che sia un augurio e un po' un dovere che ci spetta. Certo, grazie mille a voi per averci ospitato. Grazie mille, un saluto particolare da Claudia Curci che sta seguendo la nostra trasmissione, e noi vi diamo appuntamento assolutamente in teatro, appena i teatri riapriranno, però anche online con Rises Teatro. Anche per oggi è tutto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Per le vostre segnalazioni, info@dietrolequintetv.com, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima.